fortuna non vado in bici. No, non è vero che non è vero che piove, Dello. Allora, oggi siamo da un ragazzo giovanissimo, io correvo con suo papà, non posso ancora dirvi chi è il corridore, però colazione in giardino all'aperto, quindi ora intanto facciamo colazione e dopo magari mentre vado dentro, non prendermi il naso, mentre vado dentro scopriamo il mondo dei dolci. Ciao! Ciao! Lei è la mamma del... magari qualcuno l'ha già vista, perché lei è la moglie di... non posso dirvi di... No. Suo marito correva con me. Guardate cosa fanno qua dentro, noi andiamo di là a scoprire il ragazzo. Eccolo qua ragazzi, il mondo dei giovani, il mondo dei giovani. Abbiamo Nicolas, vieni qua Nicolas. Nicolas della Valle, eccolo qua. Io correvo con suo papà, con Gabriele. È uguale a suo papà, forse un po' più alto papà. Però, sì no, sei un bel ragazzo, bravo. Bravo, mi piace. Andiamo a fare colazione, venite. L'acqua chi la prende? Me la appoggio qua? Sì, grazie. Sei la moglie e sei stata la compagna di un corridore. Adesso sì. Sei la mamma di un atleta, avete un figlio solo, si parla sì. Di sicurezza. Come vivi questa cosa e qual è la differenza del vivere il ciclismo con un compagno o da mamma? Il compagno è il compagno, quindi la vivi diversamente, in senso ero anche più giovane, più spensierata. Mentre adesso avere un figlio e figlio unico è diverso, perché ce l'hai su una strada, pericoli sono tanti e quindi il pensiero è grande, insomma, ecco. Voi da genitori mettete pressione a Nicolas? Cioè, la vostra esperienza all'interno del ciclismo vi permette di dargli un consiglio e li accetta? Beh, certo, noi cerchiamo di consigliarlo, soprattutto il papà, perché io non ho esperienza. Però ovviamente il papà è il papà e non viene mai ascoltato. Bravo, si fa così. Bravo, Nicolas, bravo. Esempio per tutti. Suo papà c'è l'azienda. Sua mamma c'è la pasticceria. Perché correre in bicicletta tutta sta fatica? Perché? Ma penso che è un po' la mentalità degli sportivi, che bene o male a tutti gli sportivi le cose semplici non piacciono, e quindi anche la fatica è fatica, ma è vista tante volte come una sorta di divertimento. Dove vuoi arrivare? Ma sicuramente nel ciclismo una persona può arrivare da tante parti. C'è chi comunque ambisce a una carriera da campione dove è fatta di vittorie, altri comunque che cercano di essere dei gregari di lusso, come abbiamo visto Caruso che ha coronato il sogno qua al Giro. E dal mio punto di vista sto ancora cercando di scoprirmi come corridore, dove posso arrivare, però anche fare il gregario secondo me è una cosa molto rispettabile e nobile. Perché andare in giro a mangiare, a bere, a fare le docce e stare insieme alle famiglie dei corridori è una cosa che fa piacere farla, cioè siamo qua sempre insieme. Adesso si pedala. Ora pedale, ora dove mi porti? Adesso andiamo a fare un giro qua per le colline di Pianezza. Ah, volevo ricordare una cosa, perché Nicolas non arriva da un periodo fortunatissimo, perché non lo si è visto nelle ultime gare, ma c'è un motivo. Purtroppo un mese e mezzo fa in Slovenia in una gara ho rotto il capitello radiale sinistro, un osso nel gomito, e quindi ora riprendiamo. La partenza pronti via, lo lascio qua. Vai Lello! Dai che buona, dai che buona, ale 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 ale! Oh, che succede? Oh 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 oh! Oh, che succede? Succede che l'età ce l'ho anch'io ormai, ragazzi. Oh! No, perché io sto puntando a fare triathlon, dopo se trovavo una piscina nuoto, cammino, mi alleno. Io qua mi sono allenato anch'io quando correvo. Ora qua siamo in località Pianezze. Questa è una zona super vallonata, no? Questo è un percorso adatto a tutte le caratteristiche, no? Che tu saresti un cacciatore di classica alla fine. Ma sicuramente qua siamo in una zona dove abbiamo un po' di tutto, dalle salite lunghe al vallonato, che qua è per eccellenza, adesso andando anche verso
verso Schio, quei posti di là. Grazie di tutto. Grazie, amico, a voi. Tutto in bocca al lupo. Grazie. E ci vedremo spesso, ci vedremo presto alle gare. Grazie di tutto e alla prossima. Ciao. Ciao. È bello vedere questi giovani, no? Nicolas ha 23 anni, però purtroppo siamo in un ciclismo un po' esasperato. Lui ha avuto dei problemi, perché con un gomito rotto, l'anno scorso il Covid, se non rientra e va subito a tutto e si fa vedere, c'è una difficoltà grossa per trovare squadra. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguiamo questi giovani, seguiamo il ciclismo italiano soprattutto. Dopo anni, io sono venuto qua in pasticceria a prendere il maltagliato perché è il dolce che mangiava Gianni Faresini. E quindi quando sono venuto qua ho pensato subito a lui. Il maltagliato che prendeva Gianni Faresini, il campione di Vicenza. Ti ricordo, grande Gianni. Dai, Andrea, dai.